Ci troviamo nello stand di Living Divani in compagnia di Carola Bestetti, marketing e comunicazione. Carola, quali novità a questo primo appuntamento dell'anno? Sì. Dunque, per questo primo appuntamento abbiamo portato due novità, un'evoluzione di un prodotto esistente presentato a Milano, che è il divano Lip, di cui qui abbiamo portato il letto come novità, e assoluta novità poter presentare la camera da letto all'interno di uno stand di divani in realtà. E la seconda novità è invece Few, che è questo progetto di Cash Cash Design, questo duo di Colonia tra l'altro, molto giovani, che ho conosciuto al Salone Satellite di Milano del 2014. Well, last year in April we exhibited at the Salone Satellite, as you told, and there we met Carola the first time, and she discovered us at the Salone, and she was on the first sight, she was really impressed from our product, the desk and the shelf, the combination. And yeah, from then on we developed the project together, and now we are here and it's shown the first time, and yeah, we're really happy. Florian, can you describe this project? The project is the Few project is a combination between a shelf and a secretary, and for us it was very important to have something that is not like a huge box on the wall, which looks very very lightweight and very beautiful. What was very important for us to have this the concept that it totally changed the appearance. That if it is in this direction, it will totally look like a shelf, and if it looks in the other direction, it totally looks like a secretary. Per cui possiamo aspettarci anche per la proposta Living Divani un'evoluzione, declinazione in altre tipologie di prodotto? Beh sì, questa diciamo che è una strada che ho iniziato a intraprendere da che sono entrata in azienda, magari non subito, però negli ultimi anni, direi negli ultimi 5 anni, ho proprio spinto molto nel cercare di diversificare un pochino la produzione dell'azienda, che comunque ha sempre come segno identificativo principale l'imbottito, comunque a firma Piero Lissoni nel 98% dei casi, oserei dire. E quindi l'idea di fare questo talent scouting sulle nuove leve del design italiane e non è stato più semplice farlo attraverso comunque l'inserimento a collezione di quelle tipologie di prodotto che ancora non erano a catalogo, per comunque creare anche un ambiente living un pochino più completo, quindi con oggetti che hanno declinazioni diverse e utilizzi differenti, ma che comunque seguono quella che è la filosofia dell'azienda. Cosa significa il mercato tedesco per l'azienda? Ma il mercato tedesco è per noi un mercato molto importante, è sempre stato il primo mercato estero per l'azienda, purtroppo negli ultimi anni ha un pochino rallentato, ma soprattutto è cresciuto molto un altro mercato che è quello nordamericano, però rimane comunque uno dei mercati principali per l'azienda. La Germania è sempre stato un mercato importantissimo per le Vinivani, anche un motivo per cui siamo all'interno della Fiera di Colonia, per dare un segnale anche importante alla nostra clientela, far vedere che comunque continuiamo a sostenere questo mercato che rimane comunque molto importante, anche perché la Germania di per sé come nazione è una nazione importante all'interno dell'Europa e della comunità europea. Nel momento in cui riparte la Germania di solito fa sempre un po' da locomotiva per tutto, quindi crediamo che sia importante essere presenti all'interno del mercato tedesco anche attraverso questa fiera. Grazie. Ci mancherebbe.